Buongiorno e bentornati al nostro appuntamento col benessere visivo. Abbiamo già parlato delle lenti a contatto, adesso vediamole un pochino più nello specifico. Le lenti a contatto sono dispositivi medici chirurgici a forma di piccola calotta trasparente che vengono applicati per la correzione della miopia, dell'ipermetropia e dell'astigmatismo. Alcune lenti a contatto, per esempio, correggono anche la presbiopia. Le lenti a contatto multifocali, in questo caso, che correggono la presbiopia, che è una condizione legata all'età che colpisce tutti gli individui, perché superati i 40 anni il cristallino dell'occhio comincia a diventare meno flessibile e pertanto perde la sua capacità di rapido adattamento per consentire ai nostri occhi di mettere a fuoco gli oggetti vicini. Ora, le lenti a contatto in commercio si suddividono in tre grandi gruppi, possiamo dire: le lenti a contatto morbide, rigide e rigide gas permeabili. Le lenti a contatto morbide sono caratterizzate dalla presenza nella loro struttura di una percentuale di acqua che va più o meno dal 36 al 75% e dalla permeabilità dell'ossigeno. E ne esistono di varie tipologie a seconda del nostro stile di vita, quindi giornaliera, mensile, quindicinale. Invece le lenti a contatto rigide sono caratterizzate da una componente che non fa traspirare l'ossigeno, mentre le gas permeabili, o chiamate impropriamente semirigide, sono caratterizzate invece dalla permeabilità dell'ossigeno. Ora, queste lenti a contatto hanno bisogno di manutenzione e la manutenzione delle lenti a contatto ha lo scopo di mantenere integre nel tempo le caratteristiche chimico-fisiche del materiale e si divide in diversi passaggi: la pulizia, la disinfezione, il risciacquo e la lubrificazione. Ovviamente la manutenzione va fatta sempre, solo ed esclusivamente con i liquidi specifici in relazione alle diverse tipologie di lenti a contatto. Per oggi è tutto, grazie e al prossimo appuntamento.